Justin Timber. Questo libro, Te l'immagine, è uscito ad inizio di maggio del 2015 ed è il risultato di circa 5 anni di lavoro in cui ho attraversato l'Italia a lungo e largo, andando a cercare vari tipi di fede contemporanea, quindi non solo quella religiosa, ma si tratta di temi che riguardano la politica, lo sport, la musica e lo spettacolo. Nel libro ci sono, oltre a una selezione di circa 50 immagini, una serie di estratti presi anche dai gruppi Facebook di alcune delle situazioni che ho fotografato, e una postazione di Daniele Rielli, Quit the Donner, che ha commentato e ha dato un po' la sua opinione su questo tema. Il libro è stato autoprodotto in circa 750 copie ed è in italiano e in inglese, quindi ogni parte testuale che si trova nel libro è bilingue. I vari, diciamo, capitoli, che in realtà non sono divisi per capitoli, ma il libro è tutto mescolato, sono presi da situazioni anche molto diverse, quindi si passa magari dalla politica italiana ai veggenti, a San Giovanni Rotondo, al culto di Padre Pio, a Fredacchio e via discorrendo, su altri temi come lo spettacolo e la musica. Tutte queste immagini sono state realizzate tra il 2009 e il 2015 in maniera documentaria, quindi è un lavoro di fotografia documentaria, dove però non mi sono ovviamente limitato a raccontare un evento, ma a dargli un'interpretazione che è quella che li lega poi tutti. Quindi, nel corso della sequenza del libro si succedono tutta una serie di immagini da situazioni molto diverse che però io ho legato nel corso degli anni da questo macro tema che è quello della fede in generale. Il lavoro è iniziato nel 2009 con un progetto sugli supporter di Berlusconi, è proseguito con un lavoro fatto a San Giovanni Rotondo sul culto di Padre Pio, e poi dopo aver visto questi due progetti messi insieme ho pensato che sarebbe stato interessante allargare il campo ad altri settori, quindi non solo la religione e la politica, ma anche la musica, lo sport, lo spettacolo, la televisione, dove però ho poi trovato dei comportamenti molto simili a quelli che avevo visto nella politica o nella religione, in quel caso specifico di San Giovanni Rotondo. E questo è stato il punto del progetto, perché quello che mi interessava veramente era proprio raccontare questi fenomeni dal punto di vista delle persone che li